parole mi fa piacere, però sì, questo non serve per fare tre punti, no, è lo stesso, no, non serve più tanto. Però gli ha ridato fiducia, quindi lui è poi in realtà forse quel pizzico di fiducia in più che stava credo cercando, che stava cercando di mettere a fuoco. Sì, sì, credo che siamo stati in partita dopo di gol, un gol importante, che abbiamo fatto dopo di 2-1 abbiamo fatto una bella partita, sempre guardando avanti, credo che e quello mancava e lo abbiamo fatto a questa partita, l'abbiamo fatto. Adesso viene una partita in casa, dopo un trasferimento di Dila, è ancora una partita ma tutto dentro e fuori, perché è vero che siamo ancora novembre, però credo che magari non sia sì. No, sì, credo che ancora abbiamo un'altra possibilità per andare via di questa grande situazione. E credo che questa è una partita giusta per farlo e uscire alla fine di una situazione brutta che non aspettiamo. E quindi credo che sabato è un bel giorno per poter vincere. Tornando a Napoli, la sensazione è che rispetto alle altre sconfitte di questa stagione, questa ha lasciato qualcosa di positivo, anche dal punto di vista del gruppo e dell'unità del gruppo. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Per come l'abbiamo giocato, come l'abbiamo sentito, credo che abbiamo fatto una partita ottima, no? Non si è vinto, però credo che ancora ce la possiamo fare. Allora, a questo proposito ti chiedo se magari c'era quel calcio di rigore che mi poteva dare quel punto importante in questa partita contro il Napoli, e cosa ti ha dato di più Maxi Lopez in questa partita contro il Napoli? L'ho visto bene, Maxi, credo che tutti sappiamo, no, la classe del giocatore che è. Lui settimana fa si è messo in forma, che stava bene, credo che lo ha dimostrato contro Napoli che è stato a giocare dal primo minuto. Ricordo il cielo. Come? Ricordo il cielo. Sì, ricordo il cielo. Sì, mi ha preso della maglietta, però comunque mai che siano un rigore fuori casa per noi è troppo difficile. Con De Canio è stato schierato, sei partito da un pochino un po' più esterno, poi sei accentrato. Mi ricordo la tua prima partita a Catania, hai giocato da terzo di centrocampo, sì, quello almeno, insomma, i ruoli li hai fatti un po' tutti, ma secondo te dove riesci ad esprimere tutte le tue qualità? No, io questo l'ho detto, mi sento più comodo dall'esterno sinistro, anche l'interno sinistro mi piace giocare, però lo posso fare la destra, altri due ruoli, tanto come esterno destro e interno destro, ma lo posso fare tranquillamente. E il mister utilizza dove lui mi fa giocare, io gioco, non c'è problema in questo. Come è cambiato l'attacco, quali sono le diverse disposizioni, i consigli che il mister vi ha dato nel momento in cui lo fanno di Bergessio in avanti c'è Maxi Lopez? No, noi sappiamo come gioca Maxi, come gioca Gonzalo, e sappiamo come la palla una all'altra, no? Noi entre noi ci conosciamo, quindi dopo il mister darà le sue parole sullo tattico e lo facciamo. Ti domando anche di un giocatore che ancora noi non abbiamo visto, un po' un'azione che tu conosca, anche perché comunque da tempo vi allenate insieme.
tutti ne parlano con gran bene. Lei, secondo te, è un esterno, in regola giovane come prima punta, e che cosa mi manca in questo momento, secondo te, per giocare da titolare? Io credo che sia anche una cosa che lui prende per più piacere. Sì, no, non lo so, io lo vedo bene, non lo so, magari ogni tanto gli fa male il ginocchio, no? Però adesso queste ultime settimane lui ha stato bene, quindi credo che quando arrivi la possibilità dimostrerà lo che sa fare, perché l'ho visto sull'allenamento di... è un giocatore importante per la squadra, è troppo forte, quindi lo dobbiamo utilizzare. Torniamo alla partita di sabato con l'Udinese, una sorta di spartiacque tra quello che è stato il campione e quello che potrebbe essere nella stagione del Catania, nel senso che una vittoria, un successo rilancerebbe le vostre quotazioni in chiave salvezza. In questo quadro quanto conta e quanto può essere importante il supporto del pubblico? È importante per noi che il pubblico sia sereno, no? Che stia calmo, allentando sempre a noi. No? Lo so che magari non si aspettavano questo comincio di stagione, però noi sappiamo che la possiamo fare per andare avanti, quindi devono stare tranquilli che da qua alla fine ce la facciamo. Udinese è una squadra difficile, complicata, nelle ultime settimane però è un po' in caduta libera. Adesso ha perso probabilmente anche di Natale, che a Catania ha sempre segnato quasi. Insomma, c'è la possibilità di poter fare questo colpaccio. Sì, noi siamo a casa, dobbiamo vincere per forza, è una partita che può marcare prima e un po' di questa stagione. Credo che dobbiamo approfittare questa partita e fare lo meglio possibile. Il fatto che in campo si sia visto uno veloce come Keiko, che magari spesso porta via due uomini, ti dà anche maggiore possibilità di ragionare meglio su come trovare un colpo vincente in questo caso? Sì, è un giocatore che è troppo veloce, quindi questo, quando gioco con lui, mi fa andare più in porta a cercare la palla più vicina alla porta, no? Che lo sta facendo bene e credo che deve continuare così, che lo farà bene, no? Perché è un bravo giocatore. Ciani e Pagliaruso più. Tu che sei stato protagonista la scorsa stagione, cosa sta succedendo a questo Catania quest'anno? Soprattutto dal punto di vista realizzativo, meno un gol rispetto alla scorsa stagione. No, ci sono avuto tante cose, infortunio, hanno arrivato nuovi compagni, credo che tutto un po' ha fatto questo, ma dobbiamo lasciare tutto questo dietro e cominciare adesso, perché dobbiamo alzarlo subito, niente, per cominciare a fare bene come lo abbiamo fatto. E a proposito sempre di voi, due gol castigliani, dice capocannoniere della squadra, il Barrientos, qual è l'obiettivo che si è fissato? Oh, prima la salvezza, dopo vediamo quanti gol posso fare io. Doppia cifra, penso l'obiettivo possibile. Volevo fare più gol della stagione scorsa. Credo che questo è l'obiettivo personale.